chiedo scusa ovviamente per il ritardo, la sala piano piano si riempirà, purtroppo non siamo ancora abituati agli orari fissi, precisi di quello che viene stabilito, ma peraltro come dice lo stesso Dio, un workshop è più un modo per discutere fra di noi su questo argomento che vede consumatori impegnato ormai da tre anni, abbiamo fatto tre iniziative sull'educazione finanziaria, abbiamo fatto due pubblicazioni, una fatta dal professor Caliano che poi ci farà l'onore di regolare questa nostra mezza giornata, e l'altra fatta dall'avvocato Gaia Cocciarelli che ha vinto, possiamo passare questo termine, un master di alta specializzazione in consumerismo a Roma 2, che poi farà una presentazione appunto del lavoro che ha fatto e che abbiamo verificato. Mi sembra opportuno prima di iniziare fare i ringraziamenti fin d'ora a tutti i presenti, ai relatori, appunto alla professor Caliano, a Gaia Cocciarelli, ai miei collaboratori di Consumer Forum, perché questa per me è un po' anche un attimo, questo per me è anche un atto di emozione, perché è l'ultima iniziativa come Consumer Forum che personalmente presiedo, quindi sono anche un pochino emozionato, mettiamola così. Noi abbiamo una regola fissa che ogni tre anni c'è un nuovo presidente, per cui a luglio ci sarà un nuovo presidente, vedremo. Io farò di tutto perché si seguite a parlare di queste cose, ovviamente, visto che è il mio mondo, però deciderà lui. Quindi ringraziamenti a tutti. Anche questa volta, come abbiamo provato a fare sempre, abbiamo tentato un'ulteriore strada nuova per vari motivi. Questa volta abbiamo voluto essere informatici. Allora, invece di fare il libro che poi resta nelle biblioteche e si vede, lo leggo solamente gli addetti ai lavori, abbiamo cominciato a fare un ebook. Domani la piattaforma Amazon ci mette 24-48 ore per metterlo appunto sulla piattaforma. Amazon ci mette 24-48 ore per metterlo sulla piattaforma. E da domani, passare domani, già chi vuole potrà leggerlo, oltre ovviamente a vederlo sul nostro sito e spero sui siti dei soci di Consumer Forum. Brevemente, perché è giusto lasciare la parola prima all'avvocato Cocciarelli e poi agli intervenuti, ma io credo che le iniziative sull'educazione finanziaria siano veramente tante, in alcune occasioni mi sembra di dire anche troppe, ma poi ci tornerò nelle conclusioni allora dopo i vostri interventi. L'importante, e ho visto e ci fa piacere che finalmente è stata avviata un'iniziativa in questo senso, c'è un'attività di monitoraggio delle iniziative in corso a livello nazionale che sono sparse tra i soggetti più diversi, io dico sempre dalla situazione dei consumatori a chi deve fare soldi, tanto per essere chiaro. E non c'è ancora una cabina di regia del proprio, però ho visto con piacere, che credo che sia la scorsa settimana, questa iniziativa delle istituzioni, Banca Italia, IVAS, Consob, Covid e altri ancora, per un coordinamento di questa attività, è molto importante, però credo che questa importanza che c'è nel monitoraggio poi debba essere, diciamo così, tradotta nell'attività pratica. Un'attività pratica che significa appunto riuscire a svolgere un'attività che sia veramente utile e alla portata di tutti, perché ripeto, le iniziative sono tante, sono tutte ottime. Alcune volte però si va un po', o è troppo importante, troppo seria, io dico troppo alta come iniziativa, oppure è troppo terra a terra. Ma ieri, non più tardi di ieri, il presidente del Fondazione Finanziaria ha detto due frasi che riporterò brevemente, secondo me estremamente importanti. Oggi nessun soggetto può assumersi la responsabilità e l'onere di avviare da solo un progetto capace nel prossimo decennio di rispondere alle istanze di conoscenze e competenze che provengono da cittadini, studenti, bambini, pensionati e imprese. Credo che sia una frase che dovremmo scolpirci veramente nella nostra mente, che è fondamentale questo. E è fondamentale secondo me perché dobbiamo partire da alcuni presupposti. Fondamentale, poi credo che Gaia
dirà qualcosa in proposito, il primo aspetto importante è la conoscenza. Dobbiamo conoscere la materia di cui parliamo, non dobbiamo essere professori, ma dobbiamo neanche essere gli ultimi della classe, ognuno di noi come cittadino, come ragazzo, come pensionato. E la conoscenza porta quasi in automatico a fare una propria pianificazione, che come dico sempre, sperando di essere condiviso, particolarmente da chi più di me svolge questa attività, che la pianificazione non è mai una uguale per tutta la vita. Ne esiste una quando si nasce quasi, o quando si esce dal nucleo familiare, fino a quella della previdenza. Quindi secondo me sono aspetti tutti estremamente importanti. È importante che ci sia un, chiudo velocissimamente, è importante che ci sia un confronto, un incontro, un confronto tra i vari soggetti che diciamo così, svolgono, somministrano, usando un termine preciso, l'educazione finanziaria, perché altrimenti, come ho detto prima, andiamo un po' tutti per un po' come la pensiamo. Io sono convintissimo che l'educazione finanziaria che dà un professionista non può essere la stessa che dà un'associazione di consumatori, quella che dà un'istituzione non può essere quella di un altro soggetto. Quindi credo che su questa strada noi poi dovremmo muoverci in prospettiva. Ecco, io in questa prima fase mi fermo qui ringraziando nuovamente tutti. Come avete capito, credo in maniera abbastanza chiara, noi abbiamo come Consumer Forum una proposta in proposito che di fatto già ho anticipato, ma mi riservo appunto, e che mi fa piacere sentire quali sono le opinioni di tutti gli importanti membri che abbiamo qui, sentire un po' le vostre opinioni e eventualmente anche cambiare la mia oppure confermarla. Vi ringrazio. Permettetemi di partire con una battuta, poi diventerò serio. Quanto è importante Consumer Forum e quanto sarebbe importante lavorare ancora di più su queste cose, avere ancora più soci che facciano questo tipo di attività. Oggi l'abbiamo fatto sull'educazione finanziaria, l'abbiamo fatto sui trasporti un mese fa, lo faremo sui farmaci e sulle reti da ottobre in poi. Perché? Perché è confrontandosi in questo modo, secondo me, che si può costruire qualcosa, non gridando, non essendo uno contro l'altro. Ma ridiventa finito lo spot pubblicitario per Consumer Forum. Provo a essere breve, però affrontando alcuni problemi. Con varie giacchette, come molti di noi hanno, almeno noi consumeristi normalmente abbiamo due o tre attività contemporaneamente, io non ho nulla da dire, anzi devo solamente ringraziare tutte le imprese che fanno educazione finanziaria, e la fanno anche bene, la fanno bene per quello che è il loro compito. Con le varie giacchette ho partecipato a quella di Agos, a quella di Montepaschi, a quella di Poste, vedo le amiche di Findomestic, ma potrei dire molte altre banche e molte altre società finanziarie che hanno fatto questa attività. E quindi grazie, perché comunque lo fanno. Però il però è quello che è stato detto oggi. Ognuno va per conto suo. Questa è la realtà di fatti. Fatta bene, fatta con persone in gamba, fatta con le associazioni dei consumatori, fatte con l'università, io penso a Intesa, fatto insieme all'università, penso al Comune di Milano con l'impegno 44, con la Cattolica e via dicendo, ce ne sono moltissime di queste iniziative, però io credo che serva, come si può dire, oggettivizzare l'educazione finanziaria. E io credo, permettetemi di dirlo, che due sono i soggetti a cui se ne aggiungono alcuni che secondo me possono appunto vedere l'educazione finanziaria in maniera un pochino diversa. Sono le istituzioni, che però debbono essere, lo dicevano prima, io lo dissi una volta in Banca d'Italia 7-8 mesi fa, devono fare un'educazione finanziaria un po' più bassa, non altissima, perché purtroppo poi il ragazzo e il paesano, passatemi questo termine, non ci arriva a capire fino in fondo qual è. E l'altro soggetto sono le associazioni di consumatori, almeno alcune. Io sono sempre molto, anch'io vado sempre molto nel concreto, alcune associazioni di consumatori che hanno accettato questa sfida di confrontarsi e di costruire insieme qualche cosa. Io vedo qui
chi c'era, chi è andato via, c'è Diconsum, c'è Federconsumatori, c'è ACU, c'è ADOC, che hanno accettato questa sfida e hanno costruito insieme alle imprese questo aspetto. Chiaramente oggettivizzando l'educazione finanziaria non possiamo dimenticare, ne dico due per tutti perché sono i due con cui in un modo o nell'altro, appunto con le varie giacchette nelle quali le varie giacchette sono presenti, io penso appunto a FEDUF, penso a Fondazione Rosselli, tanto per essere chiari, perché non hanno un interesse diretto nel fare educazione finanziaria. Io dico sempre, vedevo prima la professoressa Rabitti, presidente dell'APF, io ho partecipato alla formazione che fanno i promotori finanziari, che fa l'ANAS, ottima, bellissima, fatta bene, ma è funzionale a... Invece serve di oggettivizzare l'educazione finanziaria per cui chiunque la può svolgere in una certa maniera, in maniera, diciamo così, più utile per tutti. L'altro aspetto, anche qui, qual è l'educazione finanziaria? Io per esempio sono d'accordo moltissimo con Donata, non è solamente accesso al credito, finanza, investimento, rischio, rendimento, ma il sovraindebitamento oggi dopo 8 anni di crisi è fondamentale. Parlare anche di sovraindebitamento, vi faccio un esempio personale, non voglio fare il presuntuoso, di solito cerco di non esserlo, ho la fortuna da otto anni di collaborare con la provincia di Palermo, oggi Libero Consorzio, perché hanno fatto tutte cose strane, sulla legalità, ci partecipavamo insieme, condonata tanti anni fa lei come Abbio, come di Consu. Sono 8 anni che si parla di legalità. Si parla di legalità, ma quando vado io a parlare di legalità non parlo dei problemi della Sicilia. Io parlo del solo indebitamento, parlo della legge 3, parlo di come usare una carta di credito, di come rispondere a una frode. E quella è educazione finanziaria, secondo il mio punto di vista. E allora, io credo che sono d'accordo quando si dice, lo dice adesso la dottoressa Bianco, se non sbaglio, che la legge non serve. Peraltro la legge, i progetti di legge, compreso l'ultimo dell'onorevole Marino, sono progetti fatti male. E allora bisogna muoversi in maniera diversa, probabilmente senza una legge, probabilmente, facciamo tutto quello che si può fare passo dopo passo, poi arriverà anche la legge, su cui dirò le cose, le dico adesso in conclusione, con una piccola premessa, che non vuole smentire, anzi è esattamente il contrario, tutto quello che ho detto fino adesso. Possiamo fare la migliore educazione finanziaria di questo mondo, possiamo fare tutto al meglio, gli operatori lavorare bene, le istituzioni dare buone leggi, qualcosa sta uscendo, stiamo aspettando quella sulla trasparenza ancora, stiamo aspettando, però intanto c'è la 288, c'è il 53, che sono importanti, sono normative recenti per chi non è di questo comparto, che dicono finalmente una parola chiara su chi è l'intermediario, con chi mi confronto, chi mi dà il finanziamento e chi invece mi fa la mediazione sul finanziamento. Anche questa è educazione finanziaria, secondo me. Troppe volte sento dire che io vado alla mediazione XYZ, vado a prendere i soldi da quello. No, quello mi fa la mediazione, non mi dà i soldi quello. Anche questo troppo spesso va ancora insegnato. Dicevo, i fondamentali sono i comportamenti. Io dico sempre, Leandro è stata una mia vittima, che non ho mai visto uscire fuori da una direzione generale una circolare sbagliata. Il problema poi è a valle, è nell'agenzia, quando deve essere fatto il budget. E allora è lì che la formazione, diceva il dottor Battaglia, inizia, è fondamentale farla anche ai propri dipendenti e non solamente al consumatore, al cliente, all'investitore, al risparmiatore che dir si voglia. Perché è necessario che quando il singolo addetto bancario, anch'io, anche se ho una banca diversa, ero addetto bancario, l'addetto bancario deve essere, non voglio dire al servizio perché è un brutto termine, ma deve essere alla pari con chi fa, con la persona che ha di fronte. Quindi i comportamenti sono fondamentali tanto quanto è fondamentale una buona educazione finanziaria, una buona cittadinanza economica. Dicevo in conclusione, e anche qui,
dovrei riprendere tutti, non lo posso fare, non ho tempo. Ne prendo tre di concetti però. Il concetto della dottoressa Bianco, che è quello delle pari opportunità di accesso. Mi permetto di aggiungere, lo condivido ovviamente, prodotto giusto alla persona giusta. Io faccio parte, se siete a parlare di me, non mi dispiace, dell'osservatorio ministero sul conto di base, che forse è l'unico prodotto di base, veramente di base, scusate il gioco di parole, per bancarizzare, abbiamo 8 milioni se ricordo bene, di non bancarizzati in Italia, è l'unico modo per far avvicinare le persone per la prima volta al sistema bancario. Io sfido, e l'ho visti molti, a vedere nei fogli informativi delle banche dove sta il conto di base, dove sta collocato. Il dottor D'Agostino ha detto una cosa su cui anche qui faccio un esempio di Consumer Forum, un portale nazionale, magari, noi nel nostro piccolo come Consumer Forum, c'è qui l'amico Giuseppe Fermati, il nostro direttore generale che lo sa, i miei colleghi lo sanno, noi per esempio con Agenda Digitale, noi ribaltiamo sui nostri siti, sul nostro sito, ciò che fa Agenda Digitale. Non c'è un accordo scritto, non c'è un protocollo, è un gentleman agreement. Perché non farlo? Perché non farlo con le associazioni dei consumatori? Perché non farlo con i soci di Consumer Forum? È possibile farlo, è un modo per arrivare a oltre quegli 800.000, quel milione di persone che comunque fra scuola, istituzioni, noi, i singoli fanno come attività. Il terzo, prendo sempre gli indipendenti, riprendo l'intervista del professor Bertratti che diceva, e vado alle conclusioni con la proposta che vi ho promesso, che ormai è stata chiarita da tutti, diceva ieri il professor Bertratti, perché quindi disperdere tante energie quando tutti insieme dovremmo realmente raggiungere obiettivi che paiono proibitivi, lo diceva ieri il professor Bertratti, e io sono d'accordissimo anche su questo. Allora, in conclusione, io ripeto, non credo che serva la legge oggi, però, uno, il monitoraggio deve essere fatto, bisogna sapere quali sono le iniziative esistenti, siete partiti. Per quello che possiamo, chiedo di parlare come Consumer Forum, ma come soci di Consumer Forum, se possiamo dare una mano siamo ben disposti a farlo. Due, è necessario comunque predisporre un portale, una piattaforma in cui, l'ho detto già questa mattina all'inizio, ci si confronti anche fra formatori, perché poi la formazione è diversa e l'educazione è diversa. Questo è un altro aspetto estremamente, estremamente importante. La cabina di regia non la ripeto perché è stata detta da tutti, ma infine, e non posso non farlo perché poi riguarda tutti, ho fatto un esempio e ci torno adesso. C'è un problema che per fare educazione finanziaria serve un polmone finanziario. Ci siamo inventati di tutti, il 5% sulla pubblicità delle società finanziarie, il 30% delle multe antitrust, di tutto ci siamo inventati. Non so quale possa essere l'idea giusta, non lo so. Io so che in Inghilterra, 125 milioni di sterline e oggi stanno pensando di inserire fra l'educazione e la matematica finanziaria nelle attività per l'educazione finanziaria, nelle scuole, anche quelle non tecniche. Bisogna trovarlo un modo, può essere un fondo, può essere la CONS, non lo so cosa. Discutiamone, però discutiamone, non facciamo che oggi abbiamo discusso di questo e ne riparliamo fra un anno al prossimo convegno sull'educazione finanziaria. Ultima, ma per me importante, proprio per quello che ho detto fino adesso, fatto tutto questo lavoro, avendo una certezza, io spero in tempi relativamente brevi, bisogna avere la forza, il coraggio, anche, non solamente le istituzioni che lo fanno per mestiere, per professione, le imprenditori, le imprese, attraverso le associazioni di categoria, ma tutti noi dobbiamo avere il coraggio di dire al legislatore che va fatto qualcosa, ma dopo che abbiamo la certezza. Ecco, se noi riusciamo a dire, faccio il nome tanto per dirlo, se diciamo all'onorevole Marino che quel progetto di legge che oggi c'è in giro va modificato così, così, così e così, secondo me faremo qualcosa di buono. Ho dimenticato una cosa, vi ho parlato di Palermo, di legalità. La provincia non ci mette una lira di proprio, sono tutti fondi europei.
sono tutti fondi europei. Sappiamo che ieri stava in televisione quanto spendiamo poco di fondi europei come Italia. Quindi io credo, e chiudo veramente, mi chiedo scusa se questa volta sono stato lungo, ma facevo il conto adesso alzandomi, sono quasi 50 anni che faccio questo mestiere nelle varie dall'università, per tornare all'università in tarda età, tutto ciò che c'è in mezzo. Ecco, io credo che non, quello che non dobbiamo fare, e ringrazio nuovamente tutti, così non dimentico nessuno, non facciamo che ci rivediamo con Superforum o chiunque sia fra sei mesi a riparlare delle stesse cose. Ne abbiamo parlato troppo, ne abbiamo parlato tanto. Una cosa è stata detta oggi e chiudo veramente, che non è vero che l'educazione finanziaria manca in Italia, manchi in Italia, l'educazione finanziaria ce n'è forse anche troppo. Quello che bisogna fare è renderla abbastanza omogenea e disponibile per tutto il paese. E qui altro aspetto fondamentale, per chi è italiano e per chi viene nella nostra nazione. Grazie. Grazie a tutti e buon rientro. È da poco terminato il convegno su educazione finanziaria e non solo, e siamo qui con Fabio Picciolini, presidente di Consumer Forum, al quale chiediamo un po' di farci il bilancio di questa giornata, se secondo lui pensa che si siano raggiunti gli obiettivi che lui ha scritto nel comunicato stampa, un po' di promuovere questa educazione finanziaria e nella cultura del cittadino, e cosa ci può dire professor Picciolini? Ma diciamo che il convegno ha messo sul tappeto gli argomenti importanti, che sull'educazione finanziaria finalmente qualcosa inizia a muoversi, non è molto, ma rispetto allo zero precedente è importante. Perché? Perché si sta finalmente cercando di monitorare quali sono le iniziative presenti in tutta Italia, perché il grande problema dell'educazione finanziaria in Italia è che non si sa chi la fa, quanta se ne fa e come si fa. È necessario quindi avere la certezza di chi vive in questo mondo, dopodiché bisogna prevedere una legge in materia, sicuramente bisognerà fare una cabina di regia in cui siano presenti dalle istituzioni alle università, alle fondazioni, alle associazioni dei consumatori, ma prima di tutto bisogna sapere di che cosa parliamo. E oggi purtroppo lo stesso nostro workshop l'ha fatto capire, non tutti parliamo ancora lo stesso linguaggio, c'è chi parla di cittadinanza economica, chi parla di educazione civica, chi parla di educazione finanziaria come se fosse tutto uguale, grandi, piccoli, finanza, credito, banche e assicurazioni o pensioni. Ecco, monitoraggio sì, sapere di che cosa parliamo, e dopodiché sicuramente una legge servirà per questo paese. Professore, una cosa che mi è venuta in mente come consumatore è c'è molta diffidenza tra il cittadino e il mondo finanziario. Vero. Perché tutti i giornali ci parlano di queste crisi, di questi prodotti finanziari, bolle speculative. Allora, quanto c'è di volontà nel mondo finanziario di spiegare veramente questi prodotti e quanto invece quella di fare profitto sul vendita del prodotto stesso, nel senso che io quanto sono incentivato ad educare il cittadino quando gli devo vendere un prodotto? Gli faccio vedere solo gli aspetti positivi, non tanto quelli negativi. Cosa ne pensa? Mi permetti di darle due tipi di risposta. La prima, è evidente che se l'educazione finanziaria la fa un professionista, una banca, una finanziaria, una SIM o altri del genere, la farà anche nel miglior modo possibile, ma sarà finalizzata a vendere il proprio prodotto. Se la fa un'istituzione, se la fa un'associazione di consumatori, se la fa una fondazione indipendente, la cosa è diversa. Io mi sono permesso di dire prima che l'educazione finanziaria va oggettivizzata, oggi è troppo soggettivizzata, perché ognuno appunto la fa il primo, secondo come vuole. Ma c'è un secondo aspetto, secondo me estremamente importante, su cui gli intermediari debbono lavorare e lavorare molto. Io quasi scherzando ho detto, io non ho mai visto una circolare uscita male dalle direzioni generali delle grandi banche o delle grandi finanziarie. Il problema è quando si va a valle, quando c'è un budget che il direttore dell'agenzia del paese più piccolo deve raggiungere. Non gli interessa nulla, perché non raggiungere quel budget vuol dire migliaia di euro in meno per la famiglia, per se stesso o una promozione. Allora, se noi riusciamo a far sì, come ho detto prima, che c'è un'oggettivizzazione dell'educazione finanziaria e c'è un comportamento
che è sempre fondamentale il comportamento individuale di tutti gli operatori, di tutti, come si usa dire oggi, tutti gli stakeholder, riusciremo a fare qualcosa, altrimenti seguiremo fra 6 mesi a fare un altro bel convegno come quello di oggi, ma non avremo fatto nessun passo avanti. Senta, lei lascia il Consumer Forum, 3 anni di duro lavoro, di attività che ha speso anima e corpo in questa formazione delle aziende e sì. dei consumatori. Che cosa lascia a Consumer Forum in eredità del suo passaggio e quali sono i suoi progetti? Allora, lascio l'esperienza, lascio un Consumer Forum purtroppo a causa della crisi un po' più magro di soci, e questo mi dispiace, ma lascio un Consumer Forum molto più conosciuto. L'evento di oggi è importante, avevamo 3 istituzioni, 4 banche, e così è successo con i trasporti e così succederà con i farmaci o con le reti. Quindi per me è stata un'esperienza splendida in cui ho conosciuto persone, ho svolto attività diversa dal solito. Cosa farò? Per ora sicuramente ritornerò nella mia associazione d'origine dove faccio il lavoro per cui ho lavorato una vita, che è quello di responsabile dell'ufficio studi, e che è la mia, che è quello che ho sempre fatto e che si sia capito anche oggi. Dopodiché ancora non so cosa farò da grande. Ringraziamo il professor Picciolini, presidente uscente di Consumer Forum, e gli facciamo i nostri auguri per il futuro. Grazie. Grazie.